Questa mattina il vicepresidente della regione Giovanni Lolli e il CEO e presidente dell'Europa occidentale di ZTE Hugh Kuhn hanno siglato la partnership che dà il via sul territorio ad una vasta serie di attività tecnologiche altamente innovative. Sta scommettendo su di noi e vuole verificare se noi siamo all'altezza degli impegni che assumiamo. Punto fondamentale del protocollo indica che dobbiamo arrivare, indica anche i tempi, per la verità, a un accordo di programma tra di noi, cioè a un passo successivo. Questo accordo di programma, io voglio qui dirlo, guarda tre possibili obiettivi per i quali la Regione si impegna a operare. Il primo obiettivo riguarda la quota dei 100 milioni che il governo italiano ha messo a disposizione per la sperimentazione 5G, che nel caso della nostra città vale circa 10 milioni che debbono essere cofinanziati a lei. Insieme all'università e naturalmente insieme a voi dovremo adesso costruire su questa risorsa una proposta, una traiettoria e una serie di progetti. Seconda opportunità che abbiamo, molto importante, è relativa al bando che sta per uscire da parte del MISE. È un bando sulla ricerca, sul capitolo che ci riguarda, cioè si chiama Fabbrica Intelligente. Ci sono 40 milioni di euro riservati alle regioni in transizione, cioè praticamente a noi. Sono stato ieri a incontrare il direttore generale del Ministero, il dottor Sappino, e entro il mese di ottobre, tra settembre e ottobre, noi dovremo indicare alcuni progetti. Si parla di progetti di ricerca da 5 milioni in su, grandi progetti, sui quali si farà un accordo. Si chiama accordo di innovazione, insomma, un accordo di programma tra regioni, imprese che partecipano e Stato. E io mi aspetto che voi sarete protagonisti di uno di questi progetti, ovviamente sempre con l'università e con altri che si vorranno associare. Terzo indirizzo è relativo ai fondi dello sviluppo, quelli che ci abbiamo solo noi, quelli del 4%, il 4% di tutti i fondi per la ricostruzione. Noi siamo in attesa che si convochi di nuovo la cabina di regia, adesso il governo deve, insomma, ci sono alcuni adempimenti istituzionali che non riguardano questo tavolo. È chiaro che noi lì abbiamo molti soldi, molte risorse dedicate e lì ci sono risorse a cui possiamo attingere per dare, diciamo, risposta a progetti che possono interessare anche la. Il protocollo prevede che entro il mese di settembre congiuntamente indichiamo un centro di controllo congiunto, cioè una specie di cabina di regia che deve governare questo fenomeno, questo processo, e un piano operativo che può, diciamo, indicare il collegamento con le iniziative che ho detto prima o magari anche con altre iniziative. Quindi c'è tutto un lavoro da fare che naturalmente faremo insieme. E io credo che al di là degli effetti, diciamo, di prospettiva, qui c'è un grande lavoro concreto da fare. E la struttura regionale, che io ringrazio, che ha contribuito a determinare questo protocollo, è a disposizione, a partire da me naturalmente, perché noi annettiamo un grandissimo valore a questa iniziativa. Il protocollo si concentrerà in particolar modo sull'implementazione dei progetti 5G, la realizzazione delle smart city a livello regionale e il piano di sviluppo ICT. Verranno inoltre attuati programmi congiunti finalizzati all'organizzazione di attività volte a difendere al meglio ricerca e innovazione. Una partnership importante, quella tra ZTE e la Regione Abruzzo, con l'obiettivo di fare del territorio abruzzese un'area high-tech che potrà estendersi anche ad un più vasto livello interregionale. L'accordo istituisce, entro e non oltre il 30 settembre 2018, un centro di controllo congiunto con l'obiettivo di dare attuazione all'accordo siglato oggi, verificando eventuali forme di finanziamento e cofinanziamento per progetti scientifici di comune interesse che abbiano ricadute occupazionali. Entro il 30 novembre 2018 verrà redatto il progetto operativo che regolerà nel dettaglio le prestazioni delle parti per lo sviluppo dei progetti che saranno messi in campo. Approfondiremo questo argomento tra poco nella trasmissione Il Punto.